Se per Claudio Scajola quella di oggi è il primo giorno di scuola, come lui stesso lo ha etichettato, l'ultimo giorno in comune da sindaco per Carlo Capaci c'è praticamente già stato, ma dopo 48 ore dall'elezione ufficiale di domenica notte, questa mattina c'è stato il classico passaggio delle consegne tra lui ed il nuovo primo cittadino. Al termine della cerimonia, al già sindaco Capaci abbiamo chiesto di cosa ha parlato nell'ufficio del suo successore. Delle problematiche più importanti della città di Imperia, che peraltro già il sindaco conosce, dato disponibile per eventuali ulteriori approfondimenti su alcune tematiche se lui riterrà, quindi vedremo, basta, tutto lì. Dopo la polemica tra i suoi ex amici alleati per questa brindisi con Scajola. Perché? Non ho capito onestamente la polemica, in quel momento ero sindaco in carica, a urne chiuse, scrutinio finito, ero a 100 metri da chi, dal mio successore, non ho capito perché non sarei dovuto andare a salutarlo. Sul fatto che poi qualcuno dice che ero molto contento, sì, è vero, ero molto contento perché mi sono tolto un grande peso dalle spalle, quindi questo era il motivo della mia contentezza. Uno dice che ha consegnato la città Scajola. La città Scajola gli ha consegnato a qualcun altro, mi spiace. Chi dice questo sbaglia, mente sapendo di mentire. La città a Scajola, intanto secondo me la città Scajola l'hanno consegnata agli elettori di Imperia, perché viviamo in un paese democratico, è il risultato di un'elezione democratica. C'è un vincitore, c'erano 8 candidati sindaci, quindi non si può neanche dire che non c'era la scelta, perché c'erano 8 candidati sindaci. Se il risultato è stato questo, vuol dire due cose: o il sindaco di Imperia è un bravissimo politico ed è riuscito a vincere, o c'è un problema perché gli altri erano scarsi. Scusate. Io sono ingegnere, imprenditore, visionario, fantasticatore di scienze e tecnologie. Questo è il mio futuro. Basta, grazie. Ho dato e ho finito. Sarà qui? Non so, vediamo. Adesso sì, c'è l'estate, mi devo riposare. Un consiglio che ha dato Scajola? Onestamente non credo che si possano dare consigli, che ha fatto già il Ministro della Repubblica 4 volte. Lui conosce la realtà di Imperia, è nato prima di me, quindi consigli. Agire per il bene della città di Imperia, che è quello che ho cercato di fare io, perché credo che comunque chiunque venga qua dentro deve ricordarsi che sta qua perché deve fare il bene della città di Imperia. Ecco, una volta che farà quello, anche sbagliando come ho sbagliato io, sarà una cosa giusta. No, ho fatto tante cose, qualcuna giusta, qualcuna sbagliata. Non c'è nessuno che non sbaglia, non c'è nessuno che fa tutto giusto, quindi va bene così. Le ha dato Scajola in questo breve colloquio? Ma mi sembra una persona molto dinamica e operativa, poi onestamente non è che io l'abbia mai frequentato molto in vita mia, quindi non saprei dire, mi sembra una persona dinamica, con tanta voglia di fare, con le pile cariche, io invece avevo le pile scariche, quindi va bene così. Qualcuno sostiene che nell'ultimo anno lei non abbia fatto nulla. Mi sembra che sia una grandissima bugia, che non corrisponde al vero, e oltretutto è dimostrabile dagli atti. Se andatevi a vedere le delibere di giunta che sono state fatte nell'ultimo anno, quando quelli del PD sono andati a casa, soprattutto da quel momento lì in poi, quante ne sono state fatte in percentuale delibere di giunta, guardate quel numero lì, poi vediamo se non abbiamo fatto niente l'ultimo anno. L'ultimo anno abbiamo fatto di più che nei 4 anni precedenti.